Bene. Allora, com'è la TV in Italia? Non saprei, cosa vuoi sapere? C'è qualcosa di interessante? Sì, qualcosa, ma non molto. Voglio dire, hanno sicuramente la TV piena di merda come noi, ma qualcosa di interessante c'è. Per esempio, Report su Rai 3 fa dei servizi carini, o Lundini su Rai 2. Che scialo, Lundini. Sì, la faccenda è così, ascolta. La gente guarda Maria, guarda Barbarella, e se sei davvero stupido, Studio Aperto. Oppure Beautiful, guardano pure Giordano. Ma questo non importa, perché sentimi bene ora. In Italia, per fortuna, sono nati i podcast sui social, e tra questi c'è il DPCM Live Show. Amico, ne ho sentito parlare, staccano le chiappe, devo vederli prima possibile. Lo so che ti piacerebbe, bello. Ma lo sai qual è la cosa più divertente del DPCM? Qual è? Sono le piccole sigle, voglio dire, fanno le cose che fanno gli altri, ma solo che ne fanno molto meglio. E come? Beh, ecco, prima di tutto vanno in onda il sabato alle 20:30 e te li godi a cena. E non sto parlando, che so, delle parole di Gramellini. Intendo divertimento puro. E inoltre puoi imparare un sacco di roba con loro. E sai che hanno una rubrica di cucina? Indovina come si chiama la rubrica? Spero non una cosa tipo DPCM chiusi. Ma va, sono dei ragazzi in gamba, non hanno voglia di essere banali. E come la chiamano? La chiamano culinaria. Culinaria. Già. E come la chiamano la rubrica vero o falso? Beh, vero o falso è vero o falso, lo chiamano vero o falso. Vero o falso? E com'è Gramellini comunque? Non lo so, non lo guardo Gramella. Sai che dice sempre una marea di cazzate senza informarsi? Giuro. Ah, che schifo. Una marea di volte, amico, giuro. Meglio di PCM Boys, sempre.